Amici sportivi di Entrata TV, benvenuti all'ottava puntata di Punto Sport, come sempre in diretta dagli studi di Via Dante qui a Lavagna. Per parlare del weekend calcistico appena trascorso avremo diversi filmati, Virtus Entella, Chiavari Caperana, Sesse Levante, ma anche immagini di Eccellenza e poi anche degli altri campionati. Non sono solo, qui con me ho tre ospiti, due allenatori e un giornalista. Iniziamo con Marco Camisa, allenatore della Sammargheritese. Buonasera. Buonasera, Accanto a lui Andrea Dagnino, allenatore della Lavagnese. ciao. E Marco Pagliettini, giornalista del Corriere Mercantile, Gazzetta del Lunedì e di Radio Aldebaran. Buonasera. Bene, iniziamo la puntata ovviamente partendo con la terza categoria dove si è giocata l'ottava giornata. Andiamo a leggere i risultati: Entella Renelle 1-0, Moniglia Carasco 2-2, Real Fieschi United Rapallo 4-0, Ricalcio Riese 2-0 per la Riese. 4-1 dell'Aurora contro il Cave, vittoria esterna della Leivese 1-0 contro il Valle, ha riposato la Radio Portofino. Ecco qua il tabellino dell'ottava giornata. Andiamo a leggere anche la classifica che vede in testa l'Aurora con 21 punti, 19 punti il Real Fieschi, 15 punti l'Entella, 13 punti la Leivese, 11 punti il Carasco. Queste quattro squadre sono in zona playoff. Poi abbiamo il Cave a 10 punti, 7 punti la United Rapallo, 6 punti la Riese e il Moniglia, 4 punti la Renelle e il Valle, 3 punti la Radio Portofino, ultimo con un solo punto il Ricalcio. Marco, un commento su questa giornata. Insomma, l'Aurora continua sempre nel suo cammino spedito, tiene sempre testa al Real Fieschi e la Riesa ha fatto suo il derby di Rimini. Beh, sì, è stato un turno abbastanza interlocutorio, a mio modo di vedere, so che non è successo fondamentalmente nulla di particolarmente rilevante. Continua questo duello al vertice tra Aurora e Real Fieschi, che insomma nelle previsioni un po' di tutti continuerà poi fine primavera. Ora farà 2 sabati, il 1° di dicembre avremo lo scontro diretto all'Andersen, quindi insomma c'è attesa per questa partita. Real Fieschi, che se non ricordo male, riposa il prossimo turno, e quindi insomma l'Aurora ha la possibilità di andare con un vantaggio più cospicuo in termini numerici, anche se ovviamente questa è una classifica che è sempre un po' da interpretare, quindi insomma i distacchi sono sempre un po' virtuali per il gioco, ovviamente dei turni di sospensione, insomma, che devono osservare le varie squadre. Continua a comportarsi bene l'Entella, che comunque insomma, si conferma la terza forza di questo torneo, sta venendo fuori la Revese, che insomma, ha avuto qualche battuta vuota magari all'inizio di stagione, anche se ricordiamo è l'unica che ha fermato il Real Fieschi. E poi c'è stato questo derby di lì, che so che avete anche l'immagine, ora vedremo, immagino, insomma, una cosa molto curiosa, un quartiere di Chiavari che ha 2 squadre, insomma, partita probabilmente più sentita per entrambe, soprattutto per Ricalcio che è iniziato abbastanza male questa stagione, che magari puntava in questo match a togliersi una soddisfazione. Hai fatto bene a ricordare anche l'Entella che ha vinto magari un po' faticosamente contro la Renelle. Tra l'altro, i dirigenti mi hanno obbligato a dire che comunque fanno i complimenti ai giocatori. No, a parte gli scherzi, hanno giocato bene, comunque magari meritavano qualcosina di più. Però l'Entella, come del resto anche Real Fieschi e l'Aurora, stanno facendo veramente un buon campionato. Marco ricordava il fatto che abbiamo le immagini di Ricalcio e Riese. Allora andiamo a vedere appunto le immagini di questo derby, finito 2-0 a favore della Riese. Ricordiamo i marcatori: al 33esimo Cangiotti, al 43esimo Barbieri, quindi due reti nel primo tempo. Abbiamo le interviste a Mirko Bandini, allenatore della Riese, a un giocatore del Ricalcio, Sivori, che tra l'altro durante il match è stato espulso. Allora andiamo con le immagini e poi torniamo in studio. Mister, la vittoria nel derby è importante, buon primo tempo il vostro, siete stati molto cinici, nel secondo tempo vi siete coperti. Sì, diciamo che era una partita che la sentivamo abbastanza, è stata una settimana che abbiamo lavorato bene, però sapevamo che era un derby e dovevamo giocare in una certa maniera, forse un po' di tensione, sia nostra che loro, ha fatto sì che venisse fuori un primo tempo veramente brutto. E sì, come dici tu, siamo stati cinici, perché in 2 occasioni abbiamo concretizzato quello che abbiamo creato in quelle 2 occasioni lì, se no c'è stato poco. Secondo tempo abbiamo fatto qualche cambio, siamo riusciti a rimanere abbastanza coperti, non abbiamo rischiato praticamente mai. Diciamo che va bene prendersi 3 punti così. Quest'anno gira in questa maniera, quando giochiamo male riusciamo a fare 3 punti, quando giochiamo bene no, perdiamo, perciò ci prendiamo questi 3 punti molto volentieri. E poi è cambiato la formazione rispetto alle altre partite, un po' per necessità, un po' anche per scelte tecniche. Sì, diciamo che eravamo veramente contati. Siamo tanti, la rosa è ampia, però oggi eravamo veramente contati. Infatti, mi sono dovuto portare la borsa e anche cambiarmi. Fortunatamente non c'è stato bisogno che entrassi,
perciò la rosa è ampia, alla prossima partita saremo di nuovo completi. Diciamo che ho cambiato in base un po' agli uomini che avevo, e anche perché comunque è una squadra che può giocare sia a uomo sia a zona, perciò io provo in queste situazioni qua. A volte ti va bene, a volte ti va male. Col Carrasco avevamo provato a uomo, avevamo perso. Oggi ho riprovato e è andata bene. Siamo in compagnia di Sivori, giocatore del Ricalcio. Insomma, primo tempo bruttino, poi nel secondo tempo siete stati molto meglio, perché il primo tempo, insomma, un po' entrambe le squadre, un po' anche voi che magari avete subito anche due gol, un po' così, e poi purtroppo nel secondo tempo, che stavate giocando bene, c'è stata questa espulsione. Sì, effettivamente il primo tempo abbiamo intrapreso male la partita, siamo entrati forse un po' troppo carichi della tensione del derby, che è sempre una partita molto sentita. Secondo tempo, sotto di due gol, abbiamo reagito, abbiamo giocato sicuramente molto meglio il primo tempo, abbiamo imposto il nostro gioco, abbiamo anche creato qualche occasione da gol. E purtroppo la mia espulsione mi spiace molto, perché sono stato un po' ingenuo, specialmente nel lasciare la squadra in 10, che è la peggior cosa che può capitare, perché è sicuramente dar contro la propria squadra. Quindi mi spiace molto di aver causato questa espulsione, però purtroppo il calcio ci sta anche questo, bisogna accettarlo e bisogna sicuramente migliorarsi già subito da lunedì in allenamento, per cercare di migliorare questi atteggiamenti anche nel gioco, non solo in queste cose. Quindi insomma, comunque qualcosa di buono è stato fatto, cerchiamo di prendere queste cose. Poi perdere un derby è sempre una cosa che fa male, però dobbiamo ripartire da qua, ecco. Prossimo turno: Arenella e Moniglia, Carrasco Valle, Cave Ricalcio, Levese, Radio Portofino, Riese, Entella, United Rapallo, Aurora, e riposerà il Real Fieschi. Prima di abbandonare la terza categoria, ricordiamo anche che sono state decise le date in cui verranno recuperate le partite che si dovevano disputare settimana scorsa, che sono state rinviate per l'allerta Meteo 2, verranno recuperate sabato 5 gennaio e domenica 6 gennaio. Ricordo i campionati di terza, di seconda e di prima per quanto riguarda il girone B, C e parzialmente il D. Per quanto riguarda la terza categoria, ecco, vedete, qua ci sono le partite che verranno recuperate, come detto, sabato 5 gennaio. Adesso chiedo un attimo ai miei due ospiti di raccontarmi un attimo le partite di ieri. Allora, Marco, inizio con te. Ieri è arrivato questo pareggio casalingo. Sei soddisfatto? Soddisfatto per la prova, sì, dalla squadra. Del risultato un po' meno, anche se chiaramente siamo andati sotto 2-0 e recuperare la partita è già stato un buon segnale, solo che poi comunque negli ultimi 20 minuti abbiamo creato tantissime occasioni da gol per poterla vincere. Quindi c'è il rammarico per non aver portato a casa i 3 punti, quello sicuramente sì. Questo Real Fieschi è Bertuccelli dipendente? Real Fieschi. Real Val di Vara? È chiaro che ieri sicuramente sì, ha toccato 3 palloni, ha fatto 2 gol. È chiaro che, un po' scherzando, a fine partita con i dirigenti loro, e ma è una testa di cavolo, crea problemi. Ok, se mi crea dei problemi, datemelo a me. Gli ho detto che semmai a me li risolve, tutto lì. Nel senso, chiaro che è un gran giocatore con delle grandissime potenzialità. Sicuramente ieri è stato determinante, perché ha fatto tutto lui, a parte che hanno tirato in porta 3 volte e hanno fatto 2 gol, quindi tutte le 3 volte ha tirato in porta lui. Andrea, invece ad Asti è una partita non facile, però siete riusciti a spugnare questo campo. Sì, era una partita difficile, loro sono in un buonissimo momento, una squadra che si è rinnovata tantissimo, era partita male, poi ha preso 5-6 giocatori ex professionisti, è diventata una squadra, secondo me, è molto forte. In più noi avevamo 3-4 assenze che ci hanno portato a cambiare un pochino, siamo partiti con un inedito 3-4-3, ci abbiamo lavorato tutta la settimana per poi passare il secondo tempo di nuovo con una difesa a 4 e abbiamo trovato questo gol all'80esimo, una partita che avevamo controllato abbastanza bene, ma non abbiamo fatto grossissime cose come non hanno fatto loro. È stata una partita abbastanza tattica su un campo non bello, però insomma abbiamo imparato, devo dire, quest'anno rispetto agli altri anni a essere un pochino più cinici, a portare a casa dei risultati anche senza magari non dominare la partita. Questi possono risalire, adesso sono un po' in fondo alla classifica perché sono partiti male, però magari questi possono levarsi dalla mischia.
Guarda, questo è un campionato difficilissimo. Io sentivo qualche settimana fa qualcuno che diceva che è un campionato mediocre. Io credo che sia un campionato con un equilibrio verso l'alto o verso il basso. Questo non so chi possa dirlo, perché non credo che esista un parametro per dire il grado di un campionato. È un campionato che secondo me il Chieri e il Val d'Aosta l'anno scorso avrebbero avuto molto più da fare, perché ci sono squadre come il Bra, come il Verbania, come il Santiago, che sono attrezzatissime. E per quello che riguarda i play-out, io continuo a dire che questa squadra secondo me non può stare lì come Gozzano, l'Asti non può stare lì, però poi le conto e qualcuno ci deve rimanere. Quindi credo che sia un momento del campionato che dalla decima alla ventesima bisogna cercare di correre, perché poi alla fine tutti quelli che si trovano invischiati in quelle zone lì diventa complicato uscire. Sarà il mercato adesso a dicembre a dire quali saranno le squadre che potranno levarsi di lì più in fretta, però l'Asti è sicuramente una di queste. Anche perché probabilmente da dicembre vedremo un altro campionato. Allora, partiamo a rileggere di nuovo i risultati però di seconda categoria, dove si è giocata la decima giornata. Andiamo con le schermate. Adesso comunque arrivano, intanto leggo intanto i risultati. A Cesetta Ruentes 0-0, Atletico Casazza San Pio di Canne 1-1, Boca Castaldi Sant'Ambrogio Uscio 3-3, 0-0 tra Borgo Rapallo e Moneglia, Calvarese Cogna 2-0, Levi Borgo Rotondo 3-1, Recco 0-1 Levanto 2-1 e vittoria esterna della panchina contro Segesta appunto per 2-1. Marco, intanto che dovrebbero partire le schermate, un commento su questa giornata. La Ruente si rallenta un attimino, San Pio di Canne è stato fermato dall'Atletico Casazza, che comunque anche lei in zona playoff, vince la Calvarese e Levi insomma è secondo grazie alla vittoria sul Borgo Rotondo. No, è stata una giornata di tanti pareggi, se ne sono avvantaggiate le uniche due di testa che hanno vinto, sono state il Levi e la Calvarese. Questo campionato è una classifica cortissima, si passa dalla zona playoff alla zona playout, se non ricordo esattamente, ma 5-6 punti, veramente un nulla, cioè basta vincere due partite e ti ritrovi lassù in alto, ne perdi due e ti ritrovi a lottare per non retrocedere. Insomma, quindi c'è un grandissimo equilibrio, non si sono ancora secondo me delineati i valori di questo torneo, cioè proprio anche in testa, vedi che tutte le domeniche insomma, si susseguono una capolista piuttosto che l'altra, comunque le distanze sono molto 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 ristrette. Torneo molto vincente, come sempre è stata la seconda categoria, ripeto, secondo me ne capiremo qualcosa di più nel girone di ritorno. Ci sono squadre, penso ad esempio il Moneglia, che è la squadra che ha preso meno gol in assoluto, però non segna. Certo, se a dicembre magari prendessero una punta di valore, qualcuno insomma in grado di fare qualche gol, potrebbe risalire come già fece l'anno scorso, ecco. Vedo un grande equilibrio. E intanto ecco qua la classifica che vede in testa la Ruentes con 18 punti, in zona playoff Levi a 17 con il San Pio di Canne, 16 punti la Calvarese, 15 punti l'Atletico Casazza, a 14 punti il Recco 0-1, 13 Moneglia e Cogna, 12 la panchina e la Ciassetta, 11 punti il Borgo Rapallo e il Boca Castaldi, 9 punti Segesta, 8 punti il Borgo Rotondo, 7 punti Sant'Ambrogio Uscio, ultimo con 5 punti il Levanto. Marco, la Ruentes finisce in prima categoria, dici? In prima categoria, dici? Marco chi? Camisa, è vero, c'è anche Pagliettini. Non so mai a volte quando chiama Marco se devo rispondere io. La Ruentes finisce in prima categoria. È possibile, che comunque credo che i giocatori che ha sono sicuramente giocatori importanti e potrebbero sicuramente spuntarla. Adesso io non conosco tutti gli avversari, so che comunque anche Levi e altre squadre sono attrezzate per salire di categoria, sono campionati poi che ne vanno su tante dalla seconda solitamente tutti gli anni, quindi credo che ci siano buone possibilità. Andrea, che non ha un omonimo qua, vabbè, ritorna al vecchio discorso che per quei tre punti che vi hanno tolto sareste primi. Vabbè, io ti conosco, so che tu giochi per vincere. Presidente, cosa faccio? Lo fa un pensierino per la categoria più su? Ma io penso che il presidente sia molto ambizioso. Sa, una persona da buon imprenditore che sa qual è il passo da fare per non esagerare, l'ha sempre fatto direi nel modo migliore, però credo che sotto sotto sia nei suoi sogni quello di poter chiudere questo campionato magari nelle prime posizioni. Sarebbe un problema sicuramente, premesso che la strada è lunghissima, è difficile, non so nemmeno se siamo attrezzati, però
Se dovesse succedere, io credo che prima di tutto farei di tutto perché il presidente accettasse di provarci. E credo che lui, da ambizioso qual è, farebbe di tutto per provare almeno un anno forte delle deroghe che potrebbero darti anche nelle situazioni dei campi e degli stadi. Io credo che un anno si potrebbe fare. Tornando alla seconda categoria, al prossimo turno, Borgo Rotondo, Segesta, Cogna, Ciasseta, Levanto Levi, Moneglia, Calvarese, Panchina, Boca Castaldi, Rovente, Statetico Casazza, San Pio di Canne, Recco 01 e Sant'Ambrogio Uscio, Borgo Rapallo. Anche qua il 5 gennaio si recuperano le partite che si dovevano disputare settimana scorsa. Eccolo qua, questo è il tabellino delle partite che si recuperano sabato 5 gennaio. Marco Pagliettini, è un peccato comunque aver inviato le partite la scorsa settimana. Poi ho capito che la sicurezza va prima di tutto, però magari in partite dove appunto ci sono squadre locali che non devono fare grandi viaggi, le partite sono state rinviate, mentre magari trasferte più lunghe si sono fatte. No, se ne è parlato tanto di questo fatto, insomma, è stata tanta discussione. È chiaro che a posteriori è sempre molto facile parlare. Quella giornata si poteva giocare, perché insomma, fondamentalmente penso che in quasi tutti i campi fossero praticabili e non c'erano grossi problemi neanche di ordine pubblico, di praticabilità delle strade. Quindi è chiaro che alla vigilia è un allerta meteo 2 e la memoria purtroppo quanto è successo un anno fa. Chi se la prende la responsabilità poi di mandare in giro della gente così? È molto difficile. Il problema grosso, a mio modo di vedere, nasce se ce ne dovesse essere un'altra, che non è una cosa che mi sento di escludere, anzi, insomma, da qua a fine inverno, uno, due, tre ne avremo ancora di queste allerte. Ora, se tutti, insomma, ogni mese rinvii un turno, poi insomma, andare a recuperare diventa difficile. Qua hai trovato questa data del 6 gennaio, che vai un po' a rompere le scatole ovviamente, perché magari, soprattutto in questi livelli, seconda, terza categoria, ragazzi hanno prenotato magari le vacanze, oppure vogliono anche semplicemente starsene con la famiglia, ma comunque riesce a giocare. E nel momento in cui devi recuperarne 2 o 3 di giornate diventa un problema, quindi in prospettiva è un problema grosso questo discorso dell'allerta. Proseguiamo con la prima categoria dove si è giocata la decima giornata, ovviamente partendo dal girone B dove la Covanese ha pareggiato in casa 0-0 contro i Liberi Sestresi, 1-1 del San Lorenzo, anche lei in casa contro il Cella. Andiamo a leggere anche la classifica che vede in testa la Ronchese con 22 punti, in zona playoff Santa Tiziana con 21 punti e 19 punti i Liberi Sestresi, quindi insomma un impegno non facile per la Cogonese che vedete nella colonna di destra con 10 punti, sempre colonna di destra ma qualche posto più in basso, ovvero San Lorenzo, penultimo posto con 7 punti. Marco, un pareggio comunque buono quello della Cogonese perché parliamo di una squadra di Liberi Sestresi che sono appunto terzi in classifica, è un pareggio casalingo. Del San Lorenzo contro il Cella, che è una diretta verso appunto nella zona playout. Ma quello della Covernese è un ottimo punto, Liberi Sestresi sono una delle squadre più forti del girone, è un ottimo punto anche perché soprattutto dà continuità a una serie di risultati positivi della formazione dei Guatelli, che insomma ha avuto questo inizio difficilissimo con 5 sconfitte di fila se non ricordo male, poi però ha iniziato a marciare a buon ritmo e piano piano si sta tirando fuori insomma, dalla zona peggiore della classifica, insomma ora sarebbero ancora in zona playout, ma mi sembra che vedono la luce in fondo al tunnel, ecco, una squadra che ha pagato magari lo scotto della categoria in cui tornavo dopo un anno di seconda, però sta dimostrando che ci può stare a pieno titolo in questa prima categoria. E San Lorenzo sta incontrando qualche difficoltà in più, però sono ancora lì anche loro attaccati, insomma mi sembra che nulla sia perso. È importante in questi casi comunque muovere la classifica anche un pareggio che magari non ti fa esplodere di gioia, però fai marchi il punticino in attesa magari di tempi migliori. Camisa, perché adesso bisogna chiamarvi per cognome. Prossimo impegno, giocate ancora in casa contro Sì. la Virtus Cumpolis Sestri. Che partita ti aspetti? Come sempre è difficile perché partite facili in questi campionati non esistono. Partita difficile, che è chiaro che dobbiamo cercare di fare i punti perché ad oggi la classifica non è bruttissima, non è nemmeno bellissima, è chiaramente la polis è dietro di noi, di 2 punti, sarebbe importante staccarla di 5. È chiaro che cercheremo come sempre tutte le domeniche
di fare la partita, di cercare di vincere, però sappiamo comunque che è una squadra che tra le loro file, anche se non sono giovanissimi, hanno dei giocatori comunque importanti, perché poi alla fine tutti i lunedì vai a vedere i tabellini e vedi sempre i soliti nomi, nel senso, e quindi di Somma, Ramenghi, altri giocatori importanti che hanno, bisogna starci attenti, però confido, ripeto, stiamo bene. Stiamo giocando comunque un buon calcio, l'unica preoccupazione è quella di non ottenere i punti in classifica. Andrea, invece voi tornate anche voi a giocare in casa, giocate contro la Folgore Caratese? Sì, giochiamo contro una squadra che ha dei valori importanti, una squadra che ha reso la vita difficile a tutti e soprattutto torniamo a giocare in casa dove finora forse ci siamo espressi. Non bene come in trasferta, abbiamo vinto 5 trasferte su 6, mentre in casa, quando siamo noi a dover fare la partita, forse anche un po' dovuto al fatto che abbiamo perso Pasquero per infortunio, che è un po' il nostro geometra in mezzo al campo, è una partita che temiamo un po' perché quando dobbiamo fare la nostra partita in questo momento siamo un pochettino più in difficoltà, però dobbiamo assolutamente cercare di portare a casa 3 punti perché poi avremo lo scontro diretto con il Chieri, perciò arrivarci col minimo scarto possibile sarebbe importante. Domenica recuperi qualcuno? Ma dovrei recuperare Venuti che sta spingendo sull'acceleratore da tempo e Rusca ha una brutta lussazione alla spalla, non sappiamo ancora se è disponibile, ma ho avuto la fortuna di scoprire dal primo minuto Volpecina, la terza partita di fila tra i migliori in campo, perciò l'infortunio di Rusca, per quanto speri che si rimetta in fretta, mi preoccupa meno. Pasquero ne avrà ancora per un po' di tempo e rientrerà vinci dalla squalifica, quindi dovremmo essere abbastanza a posto e insomma come sempre. Il sogno è stato male anche. Sogni ha preso una brutta ginocchiata, l'ho sostituito più per precauzione che per il dolore, era un momento della partita particolare, però ha preso una brutta ginocchiata nella coscia, ma io credo che da qua domenica dovrebbe rimettersi. Anche nel girone B di prima categoria si recupereranno il 5 gennaio, che è un sabato, le partite di settimana scorsa. Andiamo con la grafica, sono due partite che interessano appunto le nostre squadre, vedete la Covarnese contro il Bargalli, mentre il San Lorenzo sarà impegnato in trasferta contro la Corniglianese sabato 5 gennaio. Andiamo al girone C, dove il Moconesi all'ultimo vince su calcio di rigore grazie alla realizzazione appunto di Casella, che aveva firmato anche la rete del vantaggio 2-1 in casa contro il Marassi Quezzi, 3-3 della Rapide Nozzago in trasferta contro la Certosa, ma c'è da mangiarsi le mani perché la squadra appunto sammagritese vinceva 3-1 quando proprio mancava una manciata di minuti alla fine, poi si sono fatti raggiungere ed è sconfitta anche della Proreco 3-1 contro la Via dell'Acciaio. La rete della Proreco è stata siglata da Marrale. In classifica in testa abbiamo il Moconesi con 21 punti, in zona playoff il San Cipriano e il Borgoratti con 20 punti, c'è anche il Soria, 15 punti la Concordia, 14 punti il Ponte Decimo, 12 punti il Bozio, 11 punti la Gogliatica, 10 punti Marassi Quezzi e la Rapide Nozzaro, 9 punti la Proreco, il Murangeli, Via dell'Acciaio e San Gottardo, 8 punti la Certosa, ultima con 0 punti la Sampierdarenese. Di questa giornata abbiamo le immagini di Certosa Rapide Nozzarego che ci ha fornito l'amico Agostino Alfonsi, amico mio, e di Marco Camisa. Andiamo a vedere appunto queste immagini, intanto commentiamo anche i gol, una partita pirotecnica, però come abbiamo già detto c'è da mangiarsi le mani perché Pagliettini vincere 3-1 a pochi minuti dalla fine e poi farsi raggiungere. Mi verrebbe da dire c'è da mangiarsi le mani, ecco, in queste occasioni qua. No, vincevano, almeno se sono giusti i minutaggi che hanno messo oggi i quotidiani, al 90esimo erano 3-1, poi hanno preso 2 gol nei minuti di recupero, sono quelle cose che. Cioè, alla vigilia dice vai a pareggiare fuori casa, in un campo con una diretta concorrente, va bene. Dopo penso che proprio non vada bene per niente, insomma, questa è una partita che avevi già vinto di fatto, sei andato a pareggiare, insomma, 2 punti in più, andavi a 12, eri praticamente a centro classifica per andare a Pino Zara, che sarebbe credo il top del top di quelle che potevano essere le ambizioni, e invece ti ritrovi sì, una situazione classifica comunque che non è affatto malvagia, ma sei sempre lì a dover ogni domenica avere il timore che se perdi diventa difficile.
Abbiamo visto il gol iniziale della Certosa al 52esimo con Capai, poi c'è stato il pareggio di Devoto, questa la rete su punizione di Thalia, e questo invece è il 3-1 di Massaro all'86esimo. Eccolo qua il gol di Massaro, sembrava fatta come abbiamo detto. Ecco, tanto il replay del buon Agostino Alfonsi che ormai ha imparato a usare la telecamera. E adesso ecco qua, qua c'è al 90esimo il fallo che ha determinato la punizione di Russo, che ha siglato il gol del momentaneo 3-2. Eccolo qua il replay con la punizione appunto di Russo che ha battuto l'estremo difensore inglese. Questo al 90, al 90esimo, poi al 92esimo c'è questa opportunità, palla rapida Nozzarego, con questa conclusione respinta dall'estremo difensore della Certosa. Poi al 93esimo è arrivato il pareggio della Certosa con questa punizione respinta molto bene da Inglese, però c'è stata poi la conclusione al volo di Ivaldi che ha siglato il definitivo 3-3. Eccolo qua la risultanza della Certosa. Insomma, veramente beffato Camisa. Mi viene da ridere a chiamarti Camisa, però... No, tranquillo. Beh, Beffardo sì, che oltretutto credo non sia la prima partita che loro sono avanti e la squadra avversaria li recupera. Credo anche con la goliardica o in qualche altra situazione erano in vantaggio. A volte sono cali di concentrazione, nel senso, quindi può succedere a tutte le squadre. Non sono tanto d'accordo su Pagliettini, sulla classifica, perché comunque credo che Rapidi Nozzarego nelle sue fila ha giocatori importanti e credo che voglio dire, dovrebbe sicuramente avere una classifica secondo me migliore, perché non voglio dire, io conosco tanti giocatori, quindi anche solo i giocatori che hanno in attacco sono giocatori comunque importanti per una categoria. Anche i difensori stessi che io conosco, Alfonso, Pirani, tutti giocatori importanti. Credo, te l'ho detto, che stanno pagando magari l'amalgama di una squadra oppure comunque alcuni cali di concentrazione, perché ritengo che Rapid alla fine possa fare un campionato, se non proprio di vertice, comunque di classifica buona. Sì, sicuramente. Speriamo tutti. Per il valore che ha, dei giocatori che ha, credo proprio di sì, potrebbe tranquillamente avere 4-5 punti in più. Sempre a Camisa è arrivata una telefonata di un telespettatore che vorrebbe dare un'opinione su Criscuolo con 96. Guarda, ce l'ho scritto qua, mi è arrivato adesso, ma che un telespettatore chiedi un'opinione a Camisa su Criscuolo. Ah, che dire, Criscuolo è il bello della diretta. Ma è un'opinione, lui dal primo giorno fa il titolare nella mia squadra, quindi credo che sia solo, voglio dire, un'opinione positiva nei confronti del ragazzo. Merita, ha tanti margini di miglioramento, chiaramente. Comunque non è facile a 16 anni entrare dentro in una prima squadra, in campionati di eccellenza, che sono campionati comunque importanti. È l'unica cosa che l'unica critica che posso fare nei suoi confronti, che forse ogni tanto si siede un pochettino, nel senso che manca quella cattiveria, quella concentrazione che dovrebbe avere soprattutto negli allenamenti, nel lavoro quotidiano. L'unico appunto negativo che posso fare, poi per il resto grandissimo lavoro ragazzo con delle grandi potenzialità, poi le cose dipendono sempre da loro, non dipendono sicuramente da me, comunque è un ragazzo positivissimo. Invece da Andrea dico che non è arrivata una telefonata di Bertoc che ti chiede un'opinione su Avellino, però ti chiedo, qualche settimana fa avete giocato al Sivoli, insomma si è parlato tanto di questo terreno, lo chiedo anche a te, che terreno hai trovato? Il campo è brutto. È brutto soltanto nella metà lato spogliatoi, dall'altra parte direi che era accettabile anche se era piovuto da 3-4 giorni ininterrottamente.
la parte verso gli spogliatoi mi spiegavano che forse non è stato fatto un drenaggio fatto bene, dove perciò l'acqua non filtra e rimane proprio sotto il primo strato d'erba, perciò vai dentro fino alle caviglie e quindi ho visto che hanno dovuto richiuderlo e rimetterlo a posto, però credo che una volta che il campo sarà a posto sarà il valore aggiunto di quella squadra lì, perché avere un campo in erba con la possibilità di avere dei campi di allenamento intorno, perché ho visto che comunque c'è anche un campetto in sintetico dove poter fare eventualmente allenamento, credo che potrà essere l'arma in più del Sestri nel girone di ritorno. Ecco, tra l'altro l'eventuale ritorno del Sestri dovrebbe essere domenica 2 dicembre, ma stiamo a vedere, va bene. Marco, Mocconesi in testa, insomma, vincere all'ultimo significa avere uno stato di salute ottimo. È un gran bel segnale, sì, sicuramente Casella continua a segnare, che questo è importante, hanno perso un bomber come D'Amelio, ma hanno trovato un attaccante comunque segna con regolarità. E la classifica tra l'altro si è abbastanza spaccata, insomma, sono rimaste 4-5 squadre lì in testa a lottare per le posizioni che contano, le altre mi sembrano un po' attardate, però c'è ancora molto tempo, però per il Mocconesi i segnali quest'anno sono molto positivi, mi sembra. Loro furbescamente sono partiti anche un po' a fari spenti, insomma, senza fare grandi dichiarazioni, magari anche noi non ce l'aspettavamo forse un inizio di stagione così convincente, anche se poi effettivamente in questo caso andare a leggere i nomi, la squadra c'è tutta, insomma, non c'è nulla da dire. E chissà che non sia l'anno buono anche del Mocconesi. Prossimo turno Rapide Nozzargo Mocconesi e Proreco Borgoratti, anche qua si recupererà domenica 6, appunto la giornata che si doveva giocare settimana scorsa. Andiamo appunto con la grafica che ha curato, creata da Davide Cucco, eccolo qua, questi sono i recuperi: Proreco contro il Murangeli, la Rapide Nozzargo contro il Borgoratti e trasferta per i Mocconesi contro il San Gottardo. Queste partite si giocheranno domenica 6 gennaio. Andiamo al girone D, sempre di prima categoria, dove allora c'è da registrare purtroppo la sconfitta esterna della Val d'Aveto 4-0 contro il Focevara, 0-0 dei Sestieri contro la United del Bocco e la sconfitta 5-0 del Real Deiva contro il Ceparana. Andiamo a leggere la classifica che vede in testa il Focevara con 21 punti, in zona playoff Vecchio Levato e Ceparana, poi bisogna trasferirsi nella colonna di destra per vedere la prima delle nostre squadre, ovvero la Val d'Aveto con 11 punti, a 10 punti vedete i Sestieri e ultima con 5 punti il Real Deva. Marco, tu eri al Riboli ieri mattina a vedere i Sestieri 0-0. Ma se non è stata una grande partita, Sestieri era in una situazione drammatica, insomma erano più che contati in 16, ma nei 16 c'erano Levaggi e Bacigalupo che sono cambiati entrambi, sono messi in distinto, uno come secondo portiere, uno come difensore pronto ad entrare in caso di emergenza. Tra l'altro Bacigalupo diceva anche Levaggi che addirittura fino a poco prima della partita c'era il rischio, tra virgolette, che dovesse giocare, insomma dico rischio non perché non sia un buon giocatore, solo che è un ragazzo che ovviamente è fermo da parecchio tempo, quindi insomma sarebbe un problema. Insomma, tante assenze, già una rosa magari molto ristretta di suo, poi assenze per vari motivi, e in questo contesto vanno a prendere un punto sicuramente positivo e hanno... potevano anche vincere la partita, perché hanno preso una traversa nel primo tempo, hanno avuto due occasioni nei minuti finali, insomma una squadra che a me sorprende, dico la verità, insomma, per quelle che erano le aspettative della vigilia sta facendo di più, in una situazione, ripeto, difficilissima. Mi diceva Levaggi che si stanno allenando, sono tornati ad allenarsi con Mezzana e Lauricella, che loro sarebbero due acquisti tra virgolette che insomma potrebbe veramente fare la differenza, da una mano importante. Assolutamente sì. Di questa giornata abbiamo Focevara Val d'Aveto, immagini che ci ha concesso Angelo Coriandolo, che è dirigente appunto della Val d'Aveto. Allora andiamo a vedere queste immagini, purtroppo 4-0 per il Focevara, le interviste che ci ha concesso Roberto Cervini, presidente appunto degli Igliuti, e poi torniamo in studio. Focevara Val d'Aveto, una partita si sapeva che non era facile, gli avversari erano avversari ostici e hanno confermato questa loro qualità. Certo, hanno confermato di esserlo e il 4-0 parla da solo, non lascia appelli. Non lo so, ci è mancato qualcosa, un po' di, forse un po' di, ma non di voglia, comunque un po' di...
po' più personalità e comunque ho visto comunque anche delle cose positive, specie nella parte centrale del primo tempo. Poi i due affondi finali hanno fatto il 2 e il 3-0 e lì la partita, insomma, ci ha tagliato un po' le gambe sicuramente. Il prossimo match sarà casalingo. Come vi preparate a questo appuntamento? Dobbiamo assolutamente ripartire come abbiamo fatto tante volte ormai quest'anno, purtroppo dobbiamo sempre ripartire da degli esempi da seguire, quindi dobbiamo pensare che l'Intercomunale Beverina è una squadra comunque ostica, non dobbiamo guardare troppo la classifica perché anche se sono nei bassi fondi dobbiamo affrontarli con la mentalità giusta, quello che non abbiamo visto oggi, per fare i 3 punti assolutamente. Abbiamo visto le immagini, purtroppo 4-0 del Focevara contro la Val d'Aveto. Prossimo turno Val d'Aveto, Beverino, Ceparana, Sestiere, Ricolle, Rondini, Real Deiva. Camisa, viene sempre da ridere. Insomma, in questi anni si è sempre detto che la Samaghe di Tese crea tanto, però segna poco. Non riuscite a trovare quella cattiveria là davanti? Che dire... Purtroppo sì, non si può nemmeno dire o sfortuna o malasorte, perché comunque qualche problemuccio là davanti lo abbiamo in fase realizzativa. Abbiamo degli attaccanti un po' con le polveri bagnate, purtroppo. No, speriamo comunque che, ripeto, c'è bisogno sicuramente in quella zona di campo di un po' di tranquillità, la speranza di trovare appunto qualche gol da parte degli attaccanti, perché comunque poi ne va a beneficio di tutta la squadra, soprattutto anche va a beneficio per il morale dei ragazzi, credo. Non abbiamo chissà quale nome, voglio dire, là davanti, però secondo me abbiamo giocatori importanti perché lavorano per la squadra e sono convinto che alla lunga anche loro faranno la loro parte nella fase realizzativa. Andrea, e rispetto all'anno scorso cos'è cambiato dalla tua Lavagnese? Hai già risposto parzialmente prima, però... Ma guarda, noi abbiamo fatto una campagna acquisti abbastanza mirata, cercavamo di spingere il baricentro della squadra un po' più avanti, perché l'anno scorso abbiamo vissuto quasi tutto l'anno del collettivo e quest'anno è l'unica cosa che forse per il momento non è ancora perfetta. Abbiamo preso 3 attaccanti che hanno nelle loro corde la possibilità di andare in doppia cifra e fino a questo momento stiamo, come l'anno scorso, vivendo dei singoli e di quelli che dovrebbero essere i comprimari, che sono Avellino, Curarino, Garrasi. Questi giocatori sono quelli che da un po' di tempo a questa parte ci stanno facendo la differenza. Perciò quello che ho detto alla squadra la settimana scorsa, la cosa che mi fa più sperare è che questa squadra ha un margine di miglioramento incredibile, perché nel momento che troveremo quei meccanismi e soprattutto io riuscirò a fare entrare nella testa dei 3 attaccanti il certo tipo di calcio che vogliamo fare, credo che questa squadra potrà crescere ancora. Perciò l'anno scorso era una squadra che aveva una fame incredibile e l'ha dimostrato fino all'ultimo minuto dell'ultima partita dei playoff. Quest'anno il timore era quello che ci si potesse un attimino sedere, perché anch'io sono stato un attimo a pensare se potevo continuare ad avere gli stimoli per andare avanti, e dal primo giorno ho capito che questa squadra ha ancora più fame di quella dell'anno scorso. Quindi al di là dei 2 giocatori che sono arrivati, che possono essere bravi o meno bravi come quelli che sono andati via, credo che questa squadra la differenza la faccia il collettivo e soprattutto l'ambiente, perché noi siamo riusciti a creare... posso dirti che ho cambiato 3 massaggiatori in 4 anni, cioè abbiamo lavorato tantissimo per arrivare a uno staff, a un collettivo, nei giocatori, nei dirigenti, nella società, dove non c'è mai una polemica, dove non c'è mai un problema, e questo credo che venga poi riportato la domenica sul campo. Anche qua nel girone D si recupereranno domenica 6 gennaio le partite, solo 2 in realtà, perché la Val d'Aveto aveva giocato settimana scorsa, vedete qua Mazzetta contro Sestieri e la United Rabocco contro il Real Deiva. Queste 2 partite, come detto, si recupereranno domenica 6 gennaio. Passiamo alla promozione, 11ª giornata, 2-0 del Camoglia Vegno contro il Canaletto, doppietta di Cagliani, purtroppo perde il Rapallo 3-1 contro la Bolzantese in trasferta, il momentaneo pareggio Ruentino è stato siglato da Maccà. Andiamo
leggere anche la classifica che vede in testa il Magrazzurri con 21 punti e il Baiado, ma il Magrazzurri ha una partita in meno, poi vedremo, anzi poi vedremo comunque la grafica che ci ricorderà che giocherà contro il Rapallo. Il Camoglia 19 punti in piena zona playoff, 18 punti la Bolzanetese e Molassana, 17 punti la Tarassu Sazzana, 15 punti l'Amicizia Lagaccio, 13 punti l'Otonovo e il Busalla, 12 punti il Serra Ricò, Colli di Lugni e Don Bosco Spezia, 10 punti la Genovese e il Rapallo, 9 punti l'Athletic Club insieme al Canaletto. Marco, questo Camogli sta veramente andando forte anche grazie ai punti che ha ottenuto a tavolino durante la settimana, e purtroppo il Rapallo deve registrare un'altra battuta d'arresto. Beh, il Camogli ha fatto 6 punti in 4 giorni, insomma, si è portato al terzo posto in classifica, che penso sia il massimo storico di questa società, sì. Che non sia mai stata così in alto. 3 punti a tavolino su un campo che, insomma, dove andare a fare invece giocando era sicuramente molto difficile. È anche vero che a un certo punto, se loro sono andati lì e non c'erano le righe, voglio dire, insomma, la responsabilità della squadra di casa c'è tutta. Dispiace, non è mai bello vincere a tavolino, però era anche quasi inevitabile fare questo ricorso, io credo, e non si può certo dar torto ai dirigenti del Camogli Avenio di averlo fatto. Per il resto, insomma, a parte questo episodio, magari in qualche misura fortunoso, la squadra sta rispondendo molto molto bene. Poi è chiaro che se si mette a segnare un giocatore come Cagliani, che ovviamente insomma, dei trascorsi importanti, un giocatore di grande qualità per la posizione, assolutamente un lusso, i risultati vengono, fanno morale, insomma, è iniziato molto bene questa stagione, mi ricorda un po' vagamente il campionato del Caserta Ligure dello scorso anno, insomma, è partito un po' a fare spenti, poi piano piano invece ha iniziato a fare dei risultati importanti, ecco, e speriamo che continui. Rapallo invece è difficile, Rapallo è difficile, lo sappiamo. Insomma, a dicembre dovrà intervenire sul mercato, insomma, ora tu puoi puntare sui giovani che sicuramente danno tutto, domenica scorsa hanno fatto una grande partita, sì. Sicuramente, però insomma, qualche elemento, un po' più di esperienza ci vuole. Il prossimo turno vedrà Magrazzurri contro il Camogli Avegno e Rapallo contro il Don Bosco Spezia. Tanto il Magrazzurri, ecco qua, come vedete dalla grafica, recupererà dopo domani, ovvero mercoledì, la partita contro il Rapallo che qualche settimana fa fu rinviata per il maltempo. Si giocherà quindi dopodomani alle ore 15 Magrazzurri Rapallo. Bene, prima di concludere la prima parte, insomma, ho qua due allenatori, si avvicina al mercato, vediamo cosa mi dite, si avvicina al mercato, succede qualcosa a Santa Margherita? Santa Margherita succede qualcosa, bella domanda. Vediamo, vediamo, nel senso, intanto quello che offre il mercato. È chiaro che se c'è la possibilità di intervenire, perché non sempre il mercato ti offre questa possibilità, in base anche alle nostre possibilità e alle esigenze, vedremo. Saremo vigili, ma non so dirti se avremo la possibilità di intervenire o meno sul mercato. Andrea, arriverà qualcheduno, andrà via qualcheduno? Ma questo non lo so, posso dirti che sicuramente qualche problema lo abbiamo, perché è fuori discussione che si può sempre fare meglio, però 2 più 2 deve sempre fare 4, perciò se andrà via un giocatore importante arriverà un giocatore importante, ma non ci saranno follie o colpi di testa, non ci sarà un aumento della rosa perché ci troviamo in questa posizione qua, perciò questi sono i giocatori che abbiamo scelto, potrà esserci qualche piccolo cambiamento per cercare di colmare quei piccoli errori che possiamo aver fatto, però credo che di gran lunga penso che la squadra sarà questa. Finisce la prima parte di Punto Sport, nella seconda parte dopo la pubblicità parleremo ovviamente di Eccellenza Serie D e Lega Pro 1. A tra poco.